Benvenuti, oggi è venerdì 14 giugno 2024. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.22. La luna sorge alle 13.09 e cala all'1.14. Oggi si celebra Sant'Eliseo. Il nome Eliseo ha origine ebraica e significa Dio e salvezza. Il 14 giugno è la giornata mondiale dei donatori di sangue. Si tratta di un evento annuale che mette in evidenza l'importanza della donazione di sangue nel salvare le vite e promuovere la salute. La forma più comune di donazione è quella di sangue intero, che può essere effettuata ogni 3 mesi per uomini e donne non in età fertile e 2 volte all'anno per le donne in età fertile. Sono 63 le candeline per il conduttore televisivo Paolo Bonolis. Debutta negli anni 80 alla guida di programmi per bambini come il mitico Bim Bum Bam, poi passa a Chi ha incastrato Peter Pan e trasmissioni adulte come Affari tuoi e Ciao Darwin. La sua proverbiale parlantina nasconde una balbuzia adolescenziale vinta grazie alla recitazione. La sua frenesia verbale è da primato, come testimonia il Guinness World Record ricevuto nel 2010 per il maggior numero di parole di senso compiuto pronunciate in un minuto, ben 335. Festeggia 78 anni l'imprenditore ed ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Con 9 miliardi di dollari è uno degli uomini più ricchi del mondo. Sapevate che può vantare anche di vari camei in film e serie televisive come Mamma, ho riperso l'aereo, mi sono smarrita a New York e Willy, il principe di Bel-Air? Infine, oggi compie 70 anni la cantante Gianna Nannini. Con la sua voce graffiante è la numero uno del rock italiano. Il singolo Fotoromanza del 1984 segna la sua inarrestabile ascesa, costellata di brani destinati a entrare nel repertorio classico italiano, da Bello Impossibile a Profumo e Sei nell'anima. Nel 2010, a 56 anni, diventa madre scatenando molte polemiche sulla scelta di avere un figlio in età avanzata. Un'icona della cultura americana, l'Hard Rock Café. Tutto ha inizio a Londra con Peter Morton e Isaac Tigret, pronti a conquistare il mondo dei ristoranti. Il 14 giugno del 1971 decidono di aprire un locale e il successo non tarda ad arrivare. Frequentato da celebrità del calibro di Paul McCartney e degli Eagles. Ma l'apice arriva nel 1979, quando Eric Clapton decide di donare la sua chitarra che viene appesa sulla parete del locale, dando vita così alla collezione più grande di oggetti del rock and roll. A quel punto l'Hard Rock Café sfoggia un logo riconoscibile in ogni angolo del pianeta. Avete mai sentito parlare dell'inventore del gelato? Ebbene, è un siciliano doc. Si tratta del cuoco Francesco Procopio Cutò. Alcuni dicono nativo di Palermo, altri di Acitrezza. Comunque fu lui a trasformare una macchina usata dal nonno pescatore in un aggeggio per fare il gelato. Dopo tanti sforzi e prove, approdò a Parigi, dove aprì un caffè che portava il suo nome francesizzato, Le Procop. Fu il primo caffè di Parigi, tuttora esistente e attivo al numero 13 di Rue de l'Ancienne Comédie. Buongiorno ai 12. La Luna oggi è fermamente in Vergine e sfida coraggiosamente sia Saturno che il Sole. Vediamo cosa succede. Ariete. Beh, i vostri ottimi rapporti con il Sole di questo momento forse faranno passare un po' in sordina i movimenti della Luna ambiziosa, che tenderà però intorno a voi a creare un po' di caos. Ma voi avrete la capacità oggi di essere capitani e aghi della bilancia di tutta una serie di situazioni che dipenderanno dal vostro giudizio salomonico. Toro, la giornata di oggi
riguarda più Urano, il vostro ospite, che non Marte novello in questo senso, proprio perché il trigono Luna-Urano sta facendo accelerare tutta una serie di faccende su cui però non dovrete essere né frettolosi né precipitosi. Si prepara un bel periodo per voi. Attenzione al corpo e allo stress, tutto il resto andrà molto bene. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna molto agguerrita sul vostro sole. Oggi la luna può risultare polemica e può andare un po' a scavare nel passato, reiterando alcune condizioni che volete però una volta per tutte chiudere. L'essere ragionevole del sole con Mercurio e la saggezza di Saturno aiuteranno a fare comprendere a questa luna che è utile razionalizzare un po' il passato ed accettarlo per quello che è. Cancro, una giornata decisamente molto movimentata. È proprio la vostra luna, il vostro archetipo che crea tutta una serie di tensioni planetarie importanti sul Sole e su Saturno soprattutto. Quindi razionalmente vi secca un po' decidere, voi siete più bravi col cuore, ma proprio oggi la vostra luna è in accordo con Urano, quindi l'idea geniale e fulmine arriverà tra la A e la B. C'è anche la possibilità C tra cui scegliere. Leone, i bisticci della Luna oggi sembrano disturbarvi poco, sono abbastanza distanti dai vostri gradi e le zone coinvolte non vi riguardano. E riguarda invece una bella Venere, un bel Giove, un bel Sole che vi sostengono e vi danno positività e armonia. Marte, in quadratura invece dal Toro, comincia un po' a pungolare. Ma a che serve? Se non c'è passione, beh, c'è tanto amore per adesso, fatevelo bastare. Vergine. La Luna è proprio nei vostri gradi ed è proprio lei che oggi genera questo sentimento di forte rivalsa, sfidando Saturno e Sole. Oggi questo segno zodiacale cercherà un'identità assertiva che vuole superare uno stato di non definizione della sua stessa collocazione nel mondo. In parole povere, la Vergine vuole più se stessa, vuole più certezze e riuscirà a ottenerle. Bilancia, una giornata oggi abbastanza forte proprio perché la Luna, collocata così profondamente nel vostro dodicesimo campo ideale, tenderebbe comunque a dovervi mettere davanti tutta una serie di impegni e di fatica per risolvere delle procedure oramai un po' stanche e stantie, che hanno a che fare con un passato che bisogna riportare al presente. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata con una luna amica che tra l'altro tenderebbe a fare pressioni su criticità annose, su cui finalmente prenderete posizione e riuscirete finalmente con uno scatto decisionale a fare valere le vostre ragioni e a dismettere delle abitudini che gravavano un po' su di voi e cui non volete più la responsabilità. Sagittario, una giornata oggi di luna in quadratura, una luna molto complessa e complicata che tra l'altro richiama anche tutta una serie di pianeti. Pensateci bene, soprattutto per quello che riguarda le spese. Prima di fare un passo, di concedervi un qualcosa, cercate di capire bene di quante risorse disponete. Capricorno, una giornata oggi molto importante, visto che la luna riesce a sollevare dubbi e pulsioni decisamente molto importanti. Troverete in voi stessi la fiducia tale per superare tutta una serie di ostacoli in maniera proficua e positiva. La Luna, però, in quella posizione vuole storcervi, per meglio dire, una proposta di eternità. Acquario, la giornata di oggi è una giornata che prevede un po' di caos planetario decisamente ed è proprio il segno dei gemelli che vi chiede aiuto, anche Giove che è il loro ospite, hanno bisogno della vostra capacità risolutiva. Molto probabilmente oggi sarete chiamati in causa su un qualcosa su cui il vostro giudizio ha veramente molto peso. Tenderete a pensare in grande e anche più in là a progettare nel lavoro qualcosa di veramente eclatante. Pesci, giornata oggi veramente molto complessa perché Luna, Sole e Saturno che ospitate non vanno proprio d'accordo e anche Nettuno
Non la pensa esattamente come Venere in questa giornata in cui è meglio far passare l'ondata piena. Cercate di rilassarvi e soprattutto di non essere troppo polemici su critiche e giudizi che vi vengono mossi. Osservate bene la situazione perché si risolverà da sé in pochi giorni. È il simbolo della libertà e dei diritti garantiti a tutti i cittadini. Fu il Congresso degli Stati Uniti d'America a decidere il 14 giugno del 1777 di adottare la celebre Stars and Stripes, la bandiera a stelle e strisce, composta da 13 righe bianche e rosse alternate ed un quadrante azzurro con 50 stelle nella parte superiore, una per ciascuno stato. E ora è arrivato il momento di liberare la vostra creatività. L'espressione di oggi è to think outside the box. Tradotta alla lettera sarebbe pensare al di fuori della scatola. Beh, significa trovare una soluzione diversa rispetto a quelle usuali, immaginare un'alternativa per affrontare un problema. È come dire pensare fuori dagli schemi. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Intrighi, follie e poesia si intrecciano nella vita di Leopoldo María Panero, grande poeta spagnolo del Novecento. 30 raccolte poetiche, ma anche narrazioni e saggi critici, un talento travolgente. La sua vita tumultuosa fu segnata dalla droga, dall'alcol e dalla schizofrenia. Tutto inizia nel 1968, quando una delusione amorosa lo spinge a tentare il suicidio. Da quel momento viene catapultato in un mondo fatto di istituti psichiatrici, elettroshock e terapie violente. Ribelle per natura, si dedica alla lettura di Freud e Lacan, sfidando le etichette che vorrebbero appiccicargli addosso. La sua voce rivela la cruda realtà dell'istituzione psichiatrica. Ci salutiamo con la frase del giorno: la gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto. E anche se non si tratta di un vero e proprio spettacolo in senso stretto, noi siamo sempre qui ogni giorno per dare inizio ad una nuova, meravigliosa giornata. Ci vediamo domani con l'Almanacco. Buona giornata.